visto un trend in cui la strategia ritorna ad essere un elemento fondamentale, grandi campagne integrate, una grande integrazione su diversi canali. Dall'altro lato la creatività in diversi casi continua ad essere comunque fondamentale, vediamo produzioni di grande qualità che chiaramente quando si unisce qualità di creatività e strategia, questo ha premiato il vincitore. Indubbiamente oggi nasce prima la strategia perché molta pubblicità viene creata seguendo le regole, seguendo la parte numerica. Va detto che va recuperata però la parte di creatività in cui noi tra l'altro come italiani siamo molto bravi. E quest'anno fra i progetti che abbiamo selezionato devo dire ho trovato delle idee molto interessanti e questo ritorno a una creatività un po' più spinta e più interessante. Non dimentichiamoci i numeri, ma cerchiamo di non stare tutti lì, perché se siamo lì alla fine i prodotti saranno molto simili, i prodotti pubblicitari, ma anche alla fine i risultati di vendita. Nella teoria dovrebbe essere la strategia. Oggi quello che ho visto spesso e volentieri purtroppo sulla creatività è si punta più a cercare un'emozione nuova più che poi essere coerenti fino in fondo con la propria strategia. Credo che la cosa essenziale sia che le creatività e strategia debbano andare di pari passo, a braccetto, debbano essere il più possibile sinergiche, se così possiamo dire, e questo fa una grande campagna. Quando c'è una grande creatività ma manca la strategia, manca qualcosa, e se c'è strategia ma non c'è creatività è difficile colpire il cuore del pubblico. Talvolta sembra sia una competizione tra l'essere al massimo del creativo piuttosto che essere strategici per gli attacchi di mercato. In realtà credo che si vada sempre più di pari passo, trovando il giusto connubio tra quella che è anche la razionalità e l'emozione, e quindi andando a lavorare da un lato su quello che può essere il risultato, ma soprattutto su quella che può essere l'empatia col proprio interlocutore. Fondamentalmente la strategia, perlomeno questo è stato un po' anche il criterio che ho considerato, quindi innanzitutto quelli sono, mettendomi dal punto di vista dell'azienda che investe in comunicazione, quali sono gli obiettivi e poi come sono stati realizzati. Molto interessante chiaramente anche la parte creativa, ma è un secondo momento, questo sicuramente. Poter misurare no, l'efficacia di una campagna è il punto di caduta che fa la differenza rispetto appunto a considerare solo esclusivamente in modo autoreferenziale creatività e strategia o qualsiasi altro ingrediente riferito poi alla buona riuscita di una campagna. Il committente vuole che una campagna funzioni e per questo fa in modo che un'agenzia crei una campagna. Ma l'obiettivo è stato conseguito dalla creatività o dalla strategia posta in essere. Questo è il grosso punto interrogativo che ci rimane da capire, ma ci sono degli strumenti. Credo che nasca necessariamente prima la strategia, anche perché questo è quello che faccio di mestiere, ma in particolare oggi abbiamo visto dei bellissimi allineamenti fra creatività e strategia di posizionamento e anche di execution, quindi credo che sia una buona modalità per vedere all'opera strategie che non sono di breve periodo ma di medio-lungo periodo con creatività di alto livello.